Buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro incontro. Naturalmente do il benvenuto al professor Andrea Riccardi. Lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, partito da Roma, per venire per noi questa sera qui, per questo incontro, nonostante i suoi tantissimi impegni. Andrea Riccardi è nato a Roma nel 1950, ha insegnato come professore ordinario storia contemporanea all'Università di Bari, alla Sapienza e alla Terza Università degli Studi di Roma. Numerose università lo hanno insignito con la laurea honoris causa. Andrea Riccardi è noto anche per essere stato il fondatore nel 1968 della comunità di Sant'Egidio. Sant'Egidio, nata come realtà romana, ma divenuta una famiglia internazionale, oltre che per l'impegno sociale in numerosi progetti di sviluppo nel sud del mondo, è conosciuta per il suo lavoro a favore della pace e del dialogo. In particolare il professore ha avuto un ruolo di mediazione in diversi conflitti e ha contribuito al raggiungimento della pace in alcuni paesi, tra cui il Mozambico, il Guatemala, la Costa d'Avorio, la Guinea. La rivista Time nel 2003 lo ha inserito nell'elenco dei 36 eroi moderni d'Europa che si sono distinti per il proprio coraggio professionale e impegno umanitario. Esperto del pensiero umanistico contemporaneo e voce autorevole del panorama internazionale, collabora con numerosi periodici e quotidiani, fra cui il Corriere della Sera. Studioso della Chiesa in età moderna, contemporanea, ma anche del fenomeno religioso nel suo complesso. E c'è un elenco lunghissimo di libri pubblicati. Il 21 maggio 2009 è stato insignito del premio Carlo Magno, che viene attribuito a persone e istituzioni che si sono particolarmente distinte nella promozione di un'Europa unita e nella diffusione di una cultura di pace e dialogo. Si legge nella motivazione: per onorare un esempio straordinario di impegno civile in favore di un'Europa più umana e solidale all'interno e all'esterno delle sue frontiere. Dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013, Andrea Riccardi è stato chiamato a ricoprire l'incarico di Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione nel governo tecnico del professor Mario Monti, con delega alla famiglia e alle pari opportunità. Il 22 marzo 2015 è stato eletto presidente della società Dante Alighieri. Ed eccoci qui questa sera ad ascoltarlo soprattutto nel suo ultimo libro che ha scritto, che poi potete trovare anche laggiù in fondo, Andrea Riccardi, La Chiesa brucia, crisi e futuro del cristianesimo. Ecco, non faccio altre introduzioni, ma credo che sia importante anche nella quarta di copertina. Oggi per la Chiesa è una situazione molto difficile. Si tratta di una delle tante crisi che il cristianesimo ha vissuto o di un definitivo declino? Punto di domanda. E poi scrive: è un interrogativo che inquieta anche chi guarda il cristianesimo dall'esterno. Ma crisi non vuol dire necessariamente fine. Può essere un'opportunità per aprirsi al futuro, sapendo che il grande rischio è accontentarsi di sopravvivere, rimpiangendo un passato migliore. La soluzione è vivere nella crisi. La Chiesa oggi è chiamata a una condizione di lotta, e questa lotta non contro nemici esterni, ma contro l'indifferenza e il discredito. E allora non rubo altre parole, altro tempo, perché è interessante ascoltare il professore. Grazie. Grazie. Ha già fatto la terza dose, professore. Grazie, ringrazio il Vescovo per l'invito, per la sua accoglienza e così
questo invito mi permette di togliere, di cancellare una delle colpe della mia vita, non essere mai venuto a Casale Monferrato, che credo sia una colpa quasi imperdonabile, ma insomma ora stiamo cominciando. Io sono molto contento di parlare di questo libro. È un libro che ha un titolo, vorrei dire, provocatorio. Sono stato incerto se mettere o no il punto interrogativo, e poi nella parte interna non c'è, ma sulla copertina, come voi vedete, il punto interrogativo è un pastorale, come se il problema fosse tutto dei vescovi. In realtà il problema ci riguarda tutti, e direi che l'immagine della Chiesa brucia io l'ho tratta dall'incendio della cattedrale di Notre Dame. Molti, mentre la Chiesa Madre di Parigi andava in fiamme, si chiedevano, la Chiesa Madre di Parigi, che è il secondo monumento religioso più visitato d'Europa, si chiedevano se fosse solo l'incendio della cattedrale o fosse qualcosa di più profondo. Cioè si ponevano la domanda se non fosse il simbolo di una Chiesa che sta veramente bruciando. Se lo ponevano credenti e non credenti. A me mi ha colpito Corrado Augias, che notoriamente non è credente, il quale diceva: abbiamo bisogno del cristianesimo perché fuori non c'è altro. E vorrei dire che, nonostante i problemi che ci sono, le diverse concezioni, oggi rispetto a ieri l'anticlericalismo e l'anticristianesimo si è molto, molto relativizzato. Insomma, vorrei dire, la Chiesa ha meno nemici di ieri, o almeno meno nemici dichiarati, ma la Chiesa brucia. Brucia non solo in Italia, brucia in Europa. E direi che quest'anno, dopo l'estate, iniziato con queste immagini dell'abbandono dell'Afghanistan, che hanno rivelato anche la debolezza della nostra Europa e del nostro Occidente. Una debolezza che si esprime oggi non più nell'aggressività, ma nella chiusura. E qui penso a alcuni paesi d'Europa, come l'Ungheria, come la Polonia, dove la chiusura, il tema dei migranti, ma non solo, si fonda o si vuole fondare anche sul cattolicesimo. Io dedico un capitolo in questo libro al nazionalcattolicesimo, dicendo che quando ero giovane e vedevo il regime di Franco in Spagna, alla fine mi sembrava che quel nazionalcattolicesimo fosse una cosa del passato. Oggi è tornata attuale in Spagna e in Ungheria, e forse anche in Occidente. Anzi, mi permetto di dire che con la scomparsa della Democrazia Cristiana o delle democrazie cristiane è l'unica formula politica, diciamo, di ispirazione cattolica. Ma torniamo a Notre Dame. E questo ci porta a parlare, cari amici, della Francia. La Francia. Il vostro vescovo è giovane rispetto a me, ma non così giovane. 10 anni. Qui andiamo, l'altro è invece nato nel 70, l'altro era, che era con noi. Ma la Francia, prima e dopo il Concilio, è stato un grande laboratorio di pastorale. Monsignor Zaccheo, che è qui in mezzo a noi, Pacomio, scusa, Monsignor Pacomio, che è qui in mezzo a noi, ho visto che non reagiva,
Monsignor Pacomio, che è qui in mezzo a noi e che saluto, e, insomma, mi insegna quanto il cattolicesimo francese, la teologia francese, la pastorale francese fosse importante. Eppure oggi in Francia siamo giunti a una pratica domenicale del 5%. In realtà, secondo molti, non è vero, siamo al 2-3%. Cioè, i parametri vitali, posso usare questa espressione, i parametri vitali del corpo ecclesiale sono preoccupanti in Europa, ma anche in Italia. I preti, le vocazioni religiose, la pratica religiosa, i modelli di vita così lontani da quello cristiano. C'è uno studioso, Emmanuel Todd, che ha alle spalle un certo merito. In anni lontani ormai ha previsto la fine dell'Unione Sovietica. Bene, Todd, entro il 50, per la Francia prevede la scomparsa dei sacerdoti. Ma il paragone col comunismo non funziona. Perché la Chiesa è un corpo complesso, radicato, ha una sua storia lunga, però dobbiamo constatarlo. Tanto entusiasmo si è spento, e l'entusiasmo è importante. Voi conoscete una delle etimologie discusse di entusiasmo, di noi, e c'è un bellissimo libro che ricostruisce la vicenda del cristianesimo come storia dell'entusiasmo. Dopo il concilio si è spento questo entusiasmo che c'era dopo il concilio si è spento. Non lo dico io, l'ha detto Benedetto XVI. Io mi ricordo un giorno che per me fu un po' agghiacciante, del 2012 o 13, quando ricordava il concilio, disse come eravamo felici, 2012, come eravamo felici all'inizio del concilio, pieni di entusiasmo. Eravamo sicuri che doveva venire una nuova primavera, una nuova Pentecoste, una nuova presenza della grazia liberatrice del Vangelo. Poi abbiamo pensato, il Signore dorme, ci ha dimenticato. Beh, parole che fanno stato, benedetto da Papa, anche se alla fine. Di fronte a questa analisi della caduta dell'entusiasmo, della caduta dei parametri vitali, il credente può aggrapparsi alle parole di Gesù: non prevalebunt, abbiamo le promesse. Sì però, cari amici, quante chiese sono scomparse? Pensate alle chiese del Nord Africa di Agostino, pensate alle chiese bimillenarie in Medio Oriente. E Cardinal Martini diceva: la perennità è assicurata alle chiese, alla Chiesa, non alle chiese. Dunque la storia è seria ed è affidata a noi. Allora la Chiesa può morire? Io sono partito da questa domanda, e questo libro è per me un libro di... è anche un libro di storia. O meglio, lo definirei il libro di uno che fa lo storico, però è un libro di grande preoccupazione, ma è anche un libro di grande passione. Grande, come so averla io, ecco, scusate se mi attribuisco la parola grande. Un libro, diciamo, di preoccupazione e di passione per la Chiesa. Perché sono convinto
che se la Chiesa brucia, questo mondo, la vita delle donne e degli uomini, sarà sicuramente una vita peggiore, sarà sicuramente una vita meno umana e tant'altro. Ratzinger, quando era teologo, prima di diventare cardinale, 32enne, aveva dato un'interpretazione a questa riduzione della Chiesa, siamo nel 70, aveva pensato a una Chiesa di minoranza, di taglia ridotta, che non riempirà più gli edifici, in cui si ridurrà il numero dei fedeli, ma come una società di persone volontarie. È l'idea di un cristianesimo di minoranza, di piccole minoranze. In quel quadro l'allora teologo aveva fatto sua una proposta che poi, diciamo, non ha più portato avanti, anche se l'idea del cristianesimo di minoranza è rimasta e l'ha riproposta come Papa quando ha parlato di minoranze creative. Però non è che tutte le minoranze sono creative, anzi, spesso le minoranze sono marginalizzate. Aveva lanciato l'idea, diciamo, dell'ordinazione di viri probati, cioè di uomini, anche sposati, che uscissero dalla comunità accanto a un clero, diciamo, invece che si formava nel calare ordinario e tradizionale. Questa tesi poi Ratzinger l'ha, come dire, messa da parte, ma l'idea di fondo che la decadenza, il declino, dovesse essere interpretato come una rinascita di minoranze è rimasta anche nel pontificato. Ma questa tesi del cattolicesimo di minoranza, per certi versi, è stata cara anche, diciamo, a un settore progressista. Non sto a spiegarlo, ma, ed è una tesi che Papa Francesco intimamente non condivide, non perché punti al numero, ma la sua idea è una Chiesa di popolo, è una Chiesa di minoranza, in fondo sarebbe per lui una Chiesa elitaria. Naturalmente non è che Francesco lo fa contrapponendosi alla visione di Benedetto, ma è la sua storia latinoamericana, la sua esperienza pastorale, la sua teologia che lo porta a credere in una Chiesa di popolo, in cui l'idea di popolo è una Chiesa senza confini. Ma cosa vuol dire questo? È una crisi europea? È una crisi italiana? Beh, se noi andiamo a guardare un po' di statistiche, ma non vi voglio tediare, se qualcuno poi avrà voglia di guardare il libro, le leggerà le statistiche. Beh, insomma, l'Italia, considerata generalmente un paese cattolico, beh, ha avuto un forte calo di cattolici praticanti e impegnati. Nel 2009 eravamo ancora al 32% e c'è stata una forte discesa. Ma quello che mi colpisce dal 2009 al 2020 è il raddoppio del numero dei non credenti o quelli che si dicono aderenti a nessun culto. Il 14% nel 2009 e il 30% nel 2020. E anche la struttura ecclesiastica si è indebolita, i preti sono calati e il clero è invecchiato e il reclutamento di seminaristi ha conosciuto una significativa flessione. Nel 2018 in Francia
sono stati ordinati 114 preti e nello stesso anno un po' meno di 300, 250 in Italia. Ma potremmo dire che questa crisi è una crisi dell'Europa. Io non sono convinto. Sì, c'è una crisi particolare in Europa, ma se l'Europa piange, il mondo non ride. Cioè, c'è una forte sfida alla Chiesa Cattolica, dei movimenti neoprotestanti. Penso all'America Latina, ma all'Africa stessa. Un magma di soggetti, di movimenti che è passato nel mondo da zero fedeli nel Novecento a 500-600 milioni ai nostri giorni, una crescita impressionante. Ma devo dire che in questi anni la Chiesa Cattolica, dopo il Concilio, non è stata ferma. Ha imboccato la via dell'evangelizzazione. Si può dire che evangelizzazione è divenuta la nostra parola chiave. Pensate dal Concilio, Papa Paolo VI, Evangeli Nunziandi, 75, a cui poi Papa Francesco si ricollega nell'Evangelii Gaudium. Però io ora voglio dire una cosa un pochino amara, e mi scuserete, 50 anni di evangelizzazione siamo sempre di meno. Beh, dobbiamo anche dircelo questo. Soprattutto ci sono meno giovani tra noi. E questo è un problema. Se da una parte la Chiesa non ha alternative all'evangelizzazione, obiettivamente si può dire che ha sbagliato strada? No, perché l'evangelizzazione era la strada. E che cosa bisognava fare allora per renderla più fruttuosa? Ma proviamo ad andare un po' più al fondo, al cuore della crisi. Beh, io vorrei dire, innanzitutto ci sono alcuni mondi che sono entrati in crisi, le prime file, i religiosi e le religiose, che erano la punta di diamante dell'evangelizzazione della presenza della Chiesa. La suora è stata ed è il volto femminile più noto del cattolicesimo. Questo porta immediatamente a dire il problema delle donne nella Chiesa. Io vorrei citarvi una pagina molto bella di un teologo russo, scritta negli anni 70, non recente. Se le parrocchie non sono sempre focolari irraggianti, ciò dipende dal fatto che la donna non è compagna, faccia a faccia responsabile, capace di generare con gli uomini le cellule vive del corpo. Non vi è ammessa ma utilizzata. Ora non è mai a partire dal lato utilitario, ma solo attraverso la dignità che si può realizzare una vera situazione spirituale. Dokimov dice: c'è un primato della comunione tra gli uomini e le donne. E qui ci sono tante domande che noi dobbiamo porci. Non è il discorso dell'ordinazione delle donne. Io non voglio entrare in questa tematica, ma voglio citare come storico solo l'esempio della Chiesa anglicana che conosce una crisi profonda e ordina donne, preti e vescovi. Non è lì il problema. Il problema è di una comunione tra uomini e donne. Ma chi sono gli uomini? Questa è la domanda che io mi voglio porre.
dal 68, che è stata una rivoluzione politica fallita, ma una rivoluzione antropologica umana, il maschio inteso in senso tradizionale è entrato in crisi. A cascare in questa crisi, c'è la crisi, si è incrinata la figura del padre, si è incrinato ogni modello di autorità, ma su questo sfondo si collocava lo stesso ministero sacerdotale. La fine del dominio maschile non è stata rimpianta dai beneficiari, cioè dagli uomini, ma è un portato del nostro tempo. Ma la fine del primato del maschio o del primato del maschio autorità ha un riflesso anche nella Chiesa stessa. Questo è profondo, perché in fondo la nostra società è in crisi di riferimenti autorevoli. Eppure, per diventare adulti si ha bisogno di riferimenti autorevoli, per formare comunità si ha bisogno di riferimenti autorevoli. Naturalmente, riferimento autorevole oggi è tutt'altra cosa. Al cuore della crisi c'è una crisi antropologica, ma c'è l'affermazione della grande rivoluzione individualista. La grande rivoluzione individualista, la crisi del noi familiare, la crisi del noi comunitario, l'affermazione dell'io. Qui vi dico una controprova. È impressionante che in alcuni paesi europei la religione che si va affermando, noi temiamo l'invasione islamica, ma è il buddismo. In Italia ci sono 200.000 buddisti italiani e si sta costruendo il più grande monastero buddista. Perché? Perché il buddismo è una religione individualista, dove spiritualità e psicologia si coniugano bene. Ma diciamo una parola su questo individualismo, sul comportamento dei fedeli che si è individualizzato e soggettivizzato. La rottura del 68, la crisi antropologica, la rivoluzione sessuale e la dissociazione tra la pratica sessuale e la generazione. 68 è l'anno dell'umane vite. E questo è stato un fatto dalle conseguenze antropologiche profonde. La liberalizzazione della contraccezione è un aspetto decisivo del cambiamento in tutti i paesi occidentali. E questo è un punto fondamentale in cui la scelta è mia. La scelta e la valutazione diventa personale e individuale. Si introduce a livello di massa il criterio della scelta individuale su una tematica da sempre riservata all'autorità morale della Chiesa. E il divorzio si allarga a forbice, si va dal dolente distacco di una generazione formata prima del concilio verso a una pratica dei più giovani disinteressati ai precetti. Finisce, cioè, ma capitemi bene, una cultura cattolica degli obblighi. Questa cultura cattolica degli obblighi è una cultura secolare che si è dissolta sotto i nostri occhi. Eppure
Eppure la Chiesa ha dedicato tantissimo dagli anni 60 alla famiglia, come discorso, impegno pastorale, anche nel quadro della valorizzazione dei laici. Pensiamo a Giovanni Paolo II, considerato Papa della famiglia. Eppure, in un convegno di qualche anno fa della penitenzieria apostolica, Monsignor Girotti, un prelato attento, moderato, osservò che il 30% dei fedeli non ritiene necessari i confessori, il 10% li considera un ostacolo al dialogo col Dio. Ed aggiunge che i peccati sessuali vengono meno confessati e sono confessati più i peccati sociali e relazionali. La cultura degli obblighi aveva un caposaldo nel nesso tra la confessione e la comunione eucaristica. L'oggettivizzazione della coscienza del fedele, che non pensa di potersi giudicare da solo e di non poter partecipare all'Eucaristia senza l'avallo della confessione, è caduta. Questo è un processo di soggettivizzazione. Io ho fatto un cenno alla cultura degli obblighi per dire una cosa molto semplice, che il comportamento cattolico, come è stato delineato per decenni, perde le sue caratteristiche mentre si valorizza il giudizio soggettivo. Però questo è un frutto di un processo che coinvolge tutta la società. Nel 1968 sul liceo di Parigi c'era scritto: avremo un buon maestro quando ciascuno lo sarà di se stesso. Questa frase possiamo dire che non vuol dire niente, ma secondo me è emblematica del cambiamento culturale del nostro tempo. Se c'è stata una crisi ecologica, c'è stata una crisi umana antropologica, una trasformazione, un cambiamento profondo. E allora questo ha condotto anche a una forma di distacco da un mondo complesso che ha caratterizzato i nostri paesi, che era il mondo della religiosità popolare e della pietà popolare, che nella fase post-conciliare è stato considerato un cristianesimo di serie B, un cristianesimo da epurare, di residui, diciamo, pagani o di devozionalismo non cristocentrico e via dicendo. Ma cari amici, Papa Francesco, per esempio, su questo è molto attento, perché lui parla della pietà popolare come di un'inculturazione della fede, ma sarebbe troppo facile. Io sono stato molto amico di un teologo valdese, Valdo Vinai, morto anni fa, il quale diceva a preti che gli parlavano male nel periodo post-conciliare della religiosità popolare, diceva: voi non dovete andare contro, dovete leggere il Vangelo. Il problema del purificare la religiosità popolare è leggere il Vangelo, allargare la conoscenza della Bibbia. Bene, ho parlato delle prime file che cadono, le suore. Non ho parlato di un tema che sarebbe molto interessante affrontare, che è la fine del mondo rurale cristiano. Guardate, il mondo rurale cristiano, oltre a essere il serbatoio delle vocazioni, era un ambiente in cui
cui il cristianesimo era fortemente inculturato, era legato ai ritmi della natura, della vita, al mondo contadino, era legato a una pietà popolare. Anzi, in una fase della nostra storia era il mondo contadino a essere il mondo cristiano, mentre la città tra 800 e 900 era un mondo liberale, era un mondo anticlericale, in parte. Ma la fine del mondo rurale cristiano non è del Medioevo, è degli anni 50-60. Poi la fine, esiste sempre un mondo rurale. Ma è molto interessante questo, perché è finita la liturgia in tante chiese, in tante parrocchie, in tanti luoghi, e se voi vedete le nostre campagne, le nostre montagne, sono luoghi segnati da itinerari di fede. E era una religiosità inculturata. I religiosi, le religiose, le vocazioni, il riferimento all'autorità della Chiesa, la fine del mondo rurale cristiano, sono tutti elementi nel cuore di questa crisi, ma potrei continuare. Devo però dire che questa sensazione di crisi noi ce la portiamo dentro in tempi recenti, anche se se ne parla da più tempo. Per esempio, i lunghi anni del pontificato di Giovanni Paolo II, dal 1978 al 2005, sono stati anni di grandi difficoltà, certo, di grandi problemi in Italia e in Europa, ma sono stati anni di vitalità del cristianesimo, almeno di un declino, non della percezione del declino. E allora, voi mi permetterete la domanda: è un'eccezione quegli anni o sono stati un'illusione? C'è una teoria diffusa di molti che dicono che in fondo Giovanni Paolo II, con il suo grande carisma, ha coperto i problemi. Ma stiamo attenti: ha coperto i problemi o ha saputo vivere la realtà di crisi della Chiesa con una proposta evangelica e con una personalità carismatica? E allora abbozzo un tentativo di interpretazione. La realtà della Chiesa in tutta la sua storia è una realtà che fa i conti con la crisi. In un certo modo, in tutti i tempi, la Chiesa si è trovata sempre a navigare in un mare tempestoso, in una crisi. E non c'è un tempo d'oro. E ogni stagione di crisi è differente. La percezione che noi abbiamo oggi è diversa dalla percezione dei nostri padri o dei nostri nonni. Ma la crisi per la Chiesa stessa non è declino. Vorrei aggiungere che forse le dimissioni di Benedetto XVI
hanno dato nella loro novità una sensazione di crisi. Persino il Papa si dimette, non riesce più a affrontare tali problemi. Ma non dimentichiamo noi gli anni di Francesco, i primi anni, un ritrovato e profondo entusiasmo per il Concilio, per la Chiesa. In fondo la proposta di Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium, la Chiesa di popolo, l'estroversione missionaria, i poveri al centro, fino a quella di Fratelli Tutti, è una proposta che ha scosso la coscienza e la cultura e anche la cultura laica dei nostri paesi e del nostro mondo. Io sono convinto che la crisi c'è, ma non è una crisi da morire, è una crisi in cui bisogna avere il coraggio di chiamare i problemi con il proprio nome, ma bisogna accorgersi anche delle occasioni che questa crisi offre alla Chiesa. Papa Francesco non ha coperto, nascosto le difficoltà, ma ha anche indicato delle piste estremamente importanti. Soprattutto i 2 anni del Covid, perché sono 2 in pratica, una, più o meno, sono stati anni, sono stati mesi di scuotimento profondo delle nostre società, soprattutto delle generazioni anziane da una parte e dei bambini e dei giovani dall'altra. Eppure, nella grande sofferenza di questi mesi è emerso un vasto mondo segnato dalla pietas. Nel 1942 Benedetto Croce scriveva un opuscolo, Perché non possiamo non dirci cristiani? Fu molto discusso, ma io sono convinto che tra la nostra gente, che ci sembra indifferente, che non frequenta la Chiesa, c'è un humus che è ancora vivo, su cui dovremmo riflettere. C'è un senso di umanità che interpella il mondo cristiano, ma che ha radici storiche cristiane, radici personali cristiane. Noi abbiamo scoperto generosità, umanità, interrogativi sul senso della vita e della morte. Se la Chiesa è in difficoltà nelle sue strutture, c'è un vasto mondo che si interroga sul senso della vita, su quello che può fare per gli altri. Io penso che la Chiesa ha le sue difficoltà, ma mi permettete una cosa che può sembrare un po' volgare, c'è poco altro in questo paese, scusatemi, poco se mi considero, molto se mi confronto, c'è poco altro che parla al cuore di al cuore della gente, c'è poco altro che insegna a non vivere per se stessi, che educa a una vita non egocentrica, che si occupa dei poveri. E perché la Chiesa lo fa? Per la sua fede, perché ha qualcosa di profondo. E qui allora a me sembra non sono pessimista, che la nota di ottimismo viene proprio dal cuore di questa crisi.
Scrive il teologo Thomas Salik: bisogna creare spazi di incontro, luoghi spirituali, carismatici, rapporti personali, perché, dice, la verità viene cercata. La crisi della pandemia ha rivelato un universo, un humus aperto. Non possiamo più accontentarci delle classificazioni religiose di ieri, credenti e non credenti. A parte, io vorrei farvi notare, lo dico anche autocriticamente, ho fatto tanti dibattiti, laici, credenti, credenti e non credenti, andavano di moda in un periodo. Bene, avete mai notato voi Papa Francesco che parla dei non credenti? Cioè lui rispetta le posizioni di ognuno. Diceva una figura di spicco, un'antropologa che aveva conosciuto il lager nazista, Germain Tillon, rispondendo da anziana negli anni Ottanta alle domande sulla fede e l'incredulità, diceva: è un errore da parte della Chiesa non cogliere che l'incredulità non esiste. Non credente, ateo, sono parole vuote, perché in ogni essere umano c'è questo dialogo di fondo, questa eco interna, questa eco. Bisogna parlare di eco. L'eco è forse dialogo con un'assenza o con una presenza, e anche una meditazione. Questa donna, ve lo dico in due parole, aveva una formazione cristiana, antropologa, giovane, nella Parigi occupata dai tedeschi, fu tradita perché impegnata nella resistenza da un prete indegno, e questo per lei fu un trauma nei confronti della Chiesa, un trauma che la portò in campo di concentramento a Ravensbrück. Però non ha mai spento in lei questa riflessione, lei è sempre insistito sul fatto: è un errore dire che qualcuno è non credente. Cioè, diceva la Tillon, c'è un eco del grande Big Bang iniziale. La Chiesa dovrebbe cogliere questa domanda, questo appello interiore. E resta il fatto che tra l'appello interiore e la fede vera c'è un mare di incertezza. Insomma, io penso che quando il Papa parla di ricominciare, non vuol dire ritornare certo al passato, come gli dice, ma è un ricominciare della società, è un ricominciare anche della Chiesa, su basi, non dico nuove, ma almeno rinnovate. Anche i fedeli sono cambiati. E forse è vero che la gente viene meno in chiesa, ma siamo più attenti al mondo che ci circonda. E questo non è un fatto solo che riguarda gli operatori pastorali, i preti, ma in una qualche misura, ed è la sfida dell'Evangelii Gaudium, tocca tutto il popolo di Dio. Dialogare con la gente sulla vita e sulla fede. Perché questo dialogo che c'è da condurre non potrà mai essere gestito da un clero ridotto o da un gruppo di operatori pastorali. Qui c'è il rapporto con la pietas diffusa, con l'attenzione alla spiritualità. Guardate, negli anni 70, quando parlavi di spiritualità,
nella cultura corrente venivi classificato come evasione. Oggi spiritualità è una parola accettata a tutti i livelli. Anzi, si dice che un po' di spiritualità, una spiritualità, fa bene al buon vivere. È una visione un po' materialistica della spiritualità. L'apertura a interessi religiosi. Insomma, c'è tutto un mondo da conoscere, da indagare, con cui stabilire un'amicizia. Si calcola, per esempio, secondo studi recenti, che in Italia ci sono circa 6 milioni di pellegrini, San Giovanni Rotondo, Assisi, Padova e Loreto. Il 39% degli italiani partecipa a processioni. È strano questo nostro mondo. È dissestato, è articolato, disarticolato, se preferite. Ma ci sono tante espressioni importanti da intercettare. Certo, qui esiste il problema degli attori della vita della Chiesa. Non parlerò tanto a lungo, perché spero che qualcuno il libro lo legga. La riduzione del numero dei preti. E purtroppo tanti sacerdoti costretti a una vita meno pastorale e più cultuale per i tanti impegni o il numero delle parrocchie. Dall'altro io mi interrogo, i francesi hanno inventato questa cosa, assemblée dominicale en absence o en attente di preti. Adatto, geniali le sigle. Ma io mi chiedo, una chiesa dove non si celebra l'Eucaristia domenicale per l'assenza del prete, è una chiesa che si avvia verso una ridiscussione della sua identità? Perché questa è la nostra chiesa. È la Chiesa che si raduna attorno all'Eucaristia. Sì, io capisco i ragionamenti che tante volte si fanno, la gente non si muove, la gente si potrebbe muovere, ma la prossimità ha un suo valore emblematico. Qui allora la domanda è sugli attori. Sugli attori di una chiesa viva nella società, sugli attori di quella che è la ricezione dell'Evangelii Gaudium, su cui il Papa ancora lamenta non essere avvenuto un impegno della Chiesa italiana. Lo disse al convegno di Firenze, continua a ripeterlo, leggete e vivete l'Evangelii Gaudium. Non è così. Il problema degli attori. È vero che gli attori sono così pochi, è vero che gli attori sono così disinteressati. Io non sono del tutto convinto. Cioè, sono convinto che esiste un campo grande, ma esiste un gran numero di attori. E qui è da ripensare il problema delle donne della Chiesa. Non come ausiliare del clero in una struttura verticistico maschile, ma come protagoniste dell'apertura di un dialogo nuovo con la società. Anche l'ultimo documento della congregazione del clero su parrocchia e territorio, quando parla della parrocchia non solo legata al territorio, ma come un luogo di opzione, di scelte, ha un suo significato. Ma insistiamo sul tema degli attori. Christophe Theobald,
parlando di urgenze pastorali della Chiesa, ha indicato una serie di nuovi ministeri da attuare anche nelle parrocchie. Benissimo. Ma a me sembra che prima di attuare i ministeri ci debbano essere dei percorsi umani di questi attori del dialogo con la gente che crede, non crede, crede a modo suo nella nostra società. Teobaldo parla di un carisma promettente, lo chiama carisma dei rabdomanti, cioè degli identificatori di quelli che cercano il senso. E dice, tante volte sono persone modeste, ma capaci di dialogo, che guadagnano la fiducia nell'amicizia e nella conversazione spirituale. Rabdomanti. E forse è quello che gli attori di una nuova stagione del cristianesimo debbono essere. Cercare gli altri, stabilire rapporti. Ed è la chiave dell'amicizia in una società di tante solitudini, di tanti isolati, di tanti individualismi esaltati e depressi allo stesso tempo. Penso che gli attori di una ripresa sono cristiani, donne e uomini capaci di relazioni profonde, di conversazione spirituale, comunità cristiane estroverse, perché, come dice Papa Bergoglio, Dio vive nella città e non solo nel recinto ecclesiastico o ecclesiale. Prima di avviarmi alla conclusione, scusandomi di questo avere dato pennellate, io vorrei dire una cosa. Non dimenticate e non dimentichiamo mai il dono dei migranti, i quali non sono solo delle persone da aiutare in un processo di integrazione, prima di accoglienza e poi di integrazione, ma sono in parte cristiani da accogliere nelle nostre comunità e sono un aiuto di entusiasmo, di fervore che viene alle nostre comunità. Anche se nell'itinerario del migrante c'è la facilità di perdersi, c'è la crisi dell'impatto col nuovo mondo. E questo è un punto fondamentale. E io credo che la nuova Europa dell'integrazione avrà la Chiesa nel cuore. La Chiesa ha fatto moltissimo in Italia, ma non solo, sul tema dei migranti. Ma credo che qui c'è tutto un aspetto, diciamo, ecclesiale da valorizzare. Il fatto che nella vostra diocesi, per esempio, ci sia un numero significativo di sacerdoti che non sono nati qui, o di religiose che non sono nati qui, ma che sono perfettamente con voi e vicini alla vostra cultura e al vostro percorso di fede esistenziale, secondo me ci dice come nel rimescolamento del mondo globale la Chiesa stessa risorge nel contatto con altri mondi. A me mi viene da pensare a Gregorio Magno, un grande momento di crisi della Chiesa di Roma, di fronte alle popolazioni del nord, alla sua genialità di creare una sintesi culturale ed etnica. Cari amici, io ho parlato molto di crisi, troppo, ma io non sono pessimista. Io sono spaventato
di quelli che parlano sopra la realtà e non chiamano i problemi per nome. Perché noi, e questo credo sia il senso del cammino sinodale, come lo intendo io, poi mi sbaglierò, parlare dei problemi della realtà in modo concreto e autentico, non parlare l'ecclesialese o non parlare per riempire i vuoti. La domanda è: siamo di fronte al declino o a una crisi? Nel 1990 fu ucciso dai servizi sovietici, fu l'ultima vittima, padre Mien, un prete ortodosso. Aveva lasciato scritto: solo uomini limitati possono immaginare che il cristianesimo è finito, compiuto com'era al IV secolo, al XIII secolo. Il cristianesimo non ha fatto che i suoi primi passi nella storia del genere umano. Molte parole di Cristo restano da comprendere. La storia del cristianesimo non fa che cominciare. La crisi non è declino. Nel declino la Chiesa lavora solo alla sopravvivenza. La via, io non ho ricette da proporre, ma credo che bisogna pensare, parlare, creare e essere attori di questa stagione. La via che può sembrare una soluzione è vivere evangelicamente nella crisi. La parola crisis, nel greco dell'Antico Testamento o del Nuovo Testamento della Koinè, significa ora del giudizio. E abbiamo vissuto un tempo di giudizio nell'ora del Covid, nella diffusione della pandemia. E la crisi, nei suoi molteplici aspetti, è lotta. Papa Francesco ha accettato la categoria della crisi per definire la situazione della Chiesa e ha detto: chi non guarda la crisi alla luce del Vangelo si limita a fare l'autopsia di un cadavere. La Chiesa nel mondo contemporaneo è chiamata a una condizione agonica, nel senso profondo di questa parola, cioè alla lotta. Tanti anni fa Miguel de Unamuno l'aveva intuito parlando di agonia del cristianesimo, diceva: bisogna definire il cristianesimo in funzione della lotta. Agonia non vuol dire morte, anche se nella lotta si rischia la fine, ma vuol dire una lotta appassionata di chi sa che il futuro non è il declino. La lotta oggi non è avere nemici. La lotta è essere a contatto con l'indifferenza, il discredito al massimo, il ridimensionamento. Ma non dobbiamo accettare di essere tollerati in una nicchia. Questa è la grande tentazione: minoranze nelle nostre nicchie. Ma credo dobbiamo saper leggere in maniera diversa, più positiva e più propositiva, la realtà della nostra società e degli uomini e delle donne che ci circondano. Certo, non abbiamo più le strutture di ieri o le istituzioni di ieri che ci supportano, ma siamo un popolo e sappiamo che tutto è possibile a chi crede. Siamo un popolo che ha una grande responsabilità
il tesoro che portiamo nei nostri vasi di Creta, ma che è anche una responsabilità verso la società italiana, perché quando brucia Notre Dame tanta gente perde l'orientamento, vicino o lontana, e la nostra cattedrale, per dare il simbolo, il segno della Chiesa locale, è riferimento per la società e per la città. Cattedrale poi che il Vescovo mi ha spiegato che non nasce come cattedrale, se l'è guadagnata sul campo la qualifica di cattedrale. Allora, io ho scritto questo libro per liberarmi dall'ingrigimento, non dei capelli che purtroppo ho fatto, ma per liberarmi dall'ingrigimento ecclesiale. Io credo che l'ingrigimento ecclesiale ci può far vivere tranquilli, ma sia un'illusione e sia un'irresponsabilità verso le generazioni che vengono e verso la nostra società. E vorrei concludere con la poesia preghiera di un grande personaggio come padre Turoldo, che ho conosciuto, che vedeva lontano e sapeva interpretare le invocazioni, sapeva unire invocazione e poesia. E lui diceva: restituiscimi all'infanzia, Signore, fa che ritorni fanciullo al sapore vero delle cose, al gusto del pane e dell'acqua. Il tempo ha limitato i sensi e li ha resi impassibili. Signore, salvami dall'indifferenza dell'uomo adulto e il male di cui soffriamo senza averne coscienza, che ci toglie la fede e la poesia. Signore, salvami dal colore grigio dell'uomo adulto e fa che tutto il popolo sia liberato dalla senilità dello spirito. Ridonaci la capacità di piangere e di gioire e fa che il popolo ritorni a cantare nelle tue chiese. Questa è una poesia, ma è anche una preghiera, e noi conosciamo la forza della preghiera fatta con fede, che trasforma le nostre povere cose e apre i nostri cuori. Ho cominciato parlando di declino, mi sono sembrato forse pessimista. Io credo di aver provato a essere realista, ma anche realista quando dico che siamo in un tempo di grandi opportunità, diverse dalle opportunità di ieri, e che chi conosce la storia della crisi, come diceva Papa Giovanni polemizzando con i profeti di sventura, chi conosce la storia della Chiesa sa che siamo passati di crisi in crisi, perché la Chiesa è stata sempre dentro la storia degli uomini, e la storia degli uomini è stata sempre una storia di crisi. Ma io credo che non siamo alla soglia del declino, anche se gli indici vitali ci preoccupano. La Chiesa non è un vecchio che si spegne, ma è un adulto che sta passando una stagione nuova, ma che può ancora generare futuro. Grazie. Sabino che arriva con il radiomicrofono. Chi vuole alzi la mano. Una brevissima domanda. Io credo che l'esortazione del Papa all'inizio del suo pontificato a occuparsi delle tematiche ecologiche sia anche appunto un'esortazione a occuparsi dell'ecologia
integrale, quindi di tutto ciò che ha a che fare con questa crisi di declino, e che la Chiesa però non sia stata anche in questo caso sufficientemente attenta a innestarsi in un processo di responsabilizzazione, come dire, di autoconsapevolezza pieno rispetto a queste tematiche. Cioè, ho la sensazione che il pessimismo di tanti nostri giovani sul futuro, che li porta oggi, guardate, ad essere in tanti casi con gravissimi problemi, anche gravi problemi di tipo psicologico, ecco, questo pessimismo dipende anche un po' dal fatto che noi non ci stiamo occupando di queste tematiche dietro al Papa con una forza particolare. Cioè, quando Benedetto, con la crisi appunto dell'impero romano, prese in mano la questione appunto della ricostruzione, prese in mano anche la questione della fede per l'Europa. Oggi l'Europa avrebbe bisogno di una Chiesa più forte, non soltanto nella persona del Papa, ma nella persona di ogni credente, nella testimonianza di questo tipo di sensibilità e anche questo tipo di fiducia e di speranza nel futuro che Papa Francesco ha saputo significare. Ma io condivido molto quello che lei ha detto su due punti. L'ingrigimento è essere una Chiesa, come lei dice, meno forte. Non forte nel senso di aggressività o potere, non forte nel senso di urlare contro. Noi siamo ingrigiti e spesso il Papa è solo, ma questo non basta. Se c'è un senso del processo sinodale, è come una chiamata ad essere tutti attori. E questo, io credo che il processo sinodale richiede anche una conversione a un tipo di vita diversa. Per quello che riguarda l'ecologia, si vede che lei è preside a contatto con i giovani, perché oggi se tu ai giovani gli parli della pace, non gli interessa niente. Alla mia generazione, anche a una generazione successiva, il tema della pace nel mondo era ancora caldo. Oggi per i giovani il problema è ecologico. Non dico che fanno bene a disinteressarsi del tema della pace, perché è stato riabilitato lo strumento della guerra in modo incredibile e vergognoso nel mondo, vergognoso. Perché la società internazionale è una società senza regolatore, ma questo porterebbe a aprire un discorso che non posso aprire a quest'ora. Ma il tema ecologico è di un'urgenza impressionante e il Papa, voglio dire con una sensibilità profonda, lo ha avanzato e proposto, pur non avendolo nelle sue corde 10-15 anni prima. Io cito solo un esempio, quello che è successo a Catania. Il ciclone di Catania non potevamo, ma pensavamo fosse una cosa da tropici, ma è successo a Catania. E se tanta gente non è morta è perché Catania non era una città africana in cui gran parte delle case sono abitazioni improprie, ci sono palazzi, ci sono strutture che, in cui uno può chiudersi. Ma chi sta per strada, per esempio i senza fissa dimora, hanno avuto una grossa sofferenza. Quindi io credo che il tema ecologico è anche un tema di connessione con i giovani ed è un'urgenza. La domanda mi viene suggerita da un articolo apparso oggi sull'Avvenire e della presentazione di un volume del professor Roberto Cipriani intitolato L'incerta fede. Dopo aver presentato i classici dati statistici sull'abbandono della pratica religiosa, suggerisco una riflessione.
Non è che per caso forse oggi la Chiesa è troppo percepita come espressione della gerarchia e poco o nulla come popolo di Dio? Ma allora, se la crisi è quella di questa percezione di una Chiesa espressione della gerarchia, vale la pena preoccuparsi di attaccare delle pezze, o è meglio preoccuparsi di fare nascere quella Chiesa che il Concilio Vaticano II ha definito come tale, come popolo di Dio? Forse a quel punto anche la partecipazione e quella forza di cui parlava il professor Calvo poco fa si radicherebbe su una base sociale che può diventare ampia. Se invece rimane chiusa nelle sacrestie, a questo punto la crisi è qua da vedere. Ma io, che la Chiesa sia percepita come un'emanazione della gerarchia, può essere, è sempre possibile. Ma a me sembra, a parte la popolarità del Papa, che dovrebbe essere espressione somma di questa gerarchia, a me sembra che questo sia un problema che va retrodatato, un'immagine che va retrodatata a qualche decennio fa. È vero che il popolo di Dio non è nato, ma non è nato per assenza di recezione del Vaticano II? Forse sì, ma il popolo di Dio non è nato anche perché noi viviamo in una società di uomini e donne, e noi stessi siamo una società di uomini e donne, una comunità di uomini e donne molto presa nel recinto del proprio io. Insomma, quello che penso è che il popolo di Dio c'è, ma bisogna che il popolo di Dio esista e in una qualche misura sia attore di un itinerario. Ma non c'è nessuno che glielo impedisce, o se c'è qualcuno che glielo impedisce gli si può anche dire, ma non c'è nessuno che lo impedisce. Ma spesso siamo noi con i nostri circuiti, scusatemi, forse sono autocolpevolizzante, che ce lo impediamo. C'è un bellissimo detto di un sapiente ebraico, poco femminista, mi scuso con le signore, dice: quando mancano gli uomini, sforzati tu, proprio tu, di essere uomo. Io credo che bisogna cominciare a partire da noi stessi. Dice Martin Buber: partire da me stesso è l'unica leva con cui posso sollevare il mondo. Cioè, io non ho, diciamo, ho vissuto nella mia vita la stagione in cui, diciamo, esisteva un concilio non recepito, esistevano, diciamo, anche volontà di fermare tante cose. Ma oggi sono convinto che abbiamo innanzi a noi un'autostrada. Sono convinto, non lo dico qui perché c'è il vostro vescovo, che ho conosciuto molto simpaticamente oggi, ma sono convinto che i nostri vescovi, nella maggioranza, siano lì a chiedere o a esortare. Io penso che c'è una grande responsabilità di ciascuno, di inventare cose, di fare percorsi. Forse non rispondo alla sua domanda, però credo che il popolo di Dio, in qualche modo, quando parlavo di attori, volevo dire questo. Professore ha ricordato inventare percorsi. Noi ne abbiamo lanciato uno. L'altra sera Suor Katia ha presentato la prima sera di questa proposta, dove i laici sono i protagonisti. Il Vangelo nelle case. Progetto, il Vangelo in ogni famiglia, quindi le famiglie aperte che chiamano amici e vicini per condividere la parola e formarsi su questa parola con un itinerario preciso. Ecco, questa è un'iniziativa dove davvero si guarda anche al futuro, quindi il Vangelo fatto scendere nella realtà concreta dove viviamo.
ecco, non solo in chiesa, ma anche in casa possiamo leggere il Vangelo e approfondirlo e farci guidare. Quindi credo che sia un'iniziativa, ecco, da non passare sotto gamba, così vanno sempre i soliti. Le nostre famiglie, quelli che siamo qui, apriamo le nostre porte ad altri, se ci crediamo davvero a questa parola che illumina la nostra vita. Buonasera. Lei ha parlato, ha battezzato un nuovo ruolo delle donne, un ruolo più attivo. E potrebbe fare qualche esempio come si potrebbe sviluppare? Grazie. Ma io sono... Io non voglio porre una soluzione, cioè, scusate, non voglio proporre nessuna soluzione, perché ogni chiesa ha la sua strada, e che penso se una chiesa cresce trascina anche le altre, comunica, eccetera. Ma io per esempio vivo in un'esperienza ecclesiale in cui uomini e donne vivono una corresponsabilità piena nella gestione della vita pastorale, della vita comunitaria, dei servizi ai poveri e via dicendo. Ritengo che le donne siano una componente quasi maggioritaria nella vita della Chiesa e che la presenza più significativa delle donne nella vita della Chiesa, una presenza che le donne stesse possono prendersi oggi, possono occupare o realizzare, renderebbe la Chiesa meno sacrestia, come ha detto lei, ha ripreso il Vescovo, e più vita quotidiana, perché un tratto fondamentale delle donne stesse della Chiesa è portare questa vita quotidiana ed è connettere alla vita quotidiana, alle professioni, al lavoro. È vero, la nostra Chiesa è stata una Chiesa maschilista. Tutti gli studiosi di società e di imprese insegnano che il grande sviluppo è dato quando le donne partecipano a un ruolo di responsabilità e lavoro. Io credo che questo però sia un aspetto decisivo. Non penso ci debba essere solo una promozione dall'alto, ma debbano esserci il ritorno dei percorsi vissuti che diventano anche emblematici per altre persone. Certo è, dico la verità, qualche volta quando entro in Vaticano e vedo tanti uomini, tutti uomini, mi dico, beh, qui forse qualcosa dovrà cambiare. Ma non penso sia una sottosegretaria donna che cambia. Credo sia quello di stabilire nelle nostre comunità una comunione vera tra uomini e donne. Io la ringrazio per il suo intervento, soprattutto anche per la puntualizzazione del fatto che è venuta a mancare la figura dell'uomo. E in questo innesto la mia domanda, se ci può dire una parola su questi due aspetti. Secondo me, in questa crisi che c'è degli ultimi decenni della Chiesa, c'è il problema anche della crisi dell'educazione, l'aspetto educativo.
sono venute a cadere le figure istituzionali della scuola, della famiglia, della Chiesa come rilevanza. Ma in questo, e lo collego anche al fatto che i giovani hanno bisogno di vedere maestri, di vedere testimoni, mi premerebbe anche il fatto che non solo ci aiutasse a capire come l'aspetto educativo ha a che vedere con quello che ha portato a un grande individualismo adesso, educare all'altro, qui ci metto un gioco di parole, perché educare all'altro può avere la maiuscola o la minuscola. Educare all'altro con la maiuscola ti avvicina all'altro che è vicino a noi, e allo stesso tempo educare all'altro di aiutare chi è vicino a noi ci aiuta a educare a un amore verso l'altro con la maiuscola. Se ci può aiutare su questo aspetto, grazie. A me sembra, io insisto molto, sono convinto che le nostre società europee hanno vissuto una crisi del maschio. E questo ha portato alla crisi del maestro, alla crisi del padre e via dicendo. Credo che il problema del maestro, credo una generazione di insegnanti ha sofferto grosse difficoltà cercando una collocazione nel rapporto con le giovani generazioni che non sempre ha trovato con facilità. Una società, una chiesa che rinuncia a educare vuol dire che ha perso la speranza. Una società che rinuncia a educare, una società che non investe sulla scuola. Io qui ho sempre pensato che gli insegnanti dovrebbero essere i meglio pagati tra i funzionari dello Stato, perché hanno un lavoro per il preside, hanno una funzione strategica, mentre invece sono pagati in maniera spesso irrisoria, perché educare vuol dire credere che certi valori, certe espressioni che noi abbiamo costruito nella nostra storia possono essere traghettati nel futuro. Per esempio, noi figli del Novecento, figli e figlie del Novecento, abbiamo una memoria da trasmettere. Se noi ci lamentiamo, come faccio io, del fatto che la guerra torna a essere giustificata, la pace non è più un problema, è perché è scomparsa una generazione e non educhiamo e non trasmettiamo più una memoria. E potrei continuare su tantissimi altri temi. E qui c'è, secondo me, una grande saggezza della Chiesa, perché con tutte le sue difficoltà, anche di personale, la Chiesa, direi per sua vocazione profonda, non ha smesso mai di educare evangelizzando. Innanzitutto nella convinzione che siamo tutti discepoli e sempre dobbiamo in una qualche misura ascoltare e imparare, ma anche ad educare le giovani generazioni. E qui si dovrebbe toccare tutto un tema fondamentale: cosa vuol dire il rapporto oggi dei giovani con la fede, ma sarà per un'altra volta, per un'altra persona, ecco, più competente. Ma con la voce forte, può dirci qualche cosa a proposito dei flussi migratori di cui ha la comunità di Sant'Egidio ha una grande esperienza? Ancora in questi giorni vediamo il grande problema che abbiamo. L'Europa, ha detto lei prima, che si chiude anziché ad aprirsi.
Ma io la ringrazio perché con questo tema, che non è un tema su cui ero chiamato a parlare, ci vado a nozze. Ma io credo che noi dobbiamo partire dalla realtà. La realtà è che una parte d'Europa si chiude e io penso che i nostri amici ungheresi tra 20 anni si troveranno in una crisi demografica incredibile, ma ognuno paga le sue scelte. Io credo che noi abbiamo bisogno, la società italiana ha bisogno di uomini e donne che vengano dall'estero, che si integrino nel nostro paese, che lavorino, che crescano con noi. È il grande vuoto demografico della nostra società. Ma non è possibile venire in Italia in maniera legale. Cioè, in Italia si può venire solo in maniera illegale. E porre il piede in maniera illegale in questo paese vuol dire già cominciare la vita in maniera sbagliata. C'è poi stata una legislazione che ha anche distrutto alcune conquiste, ma di questo non voglio parlare. Lei mi ha tirato a parlare di Sant'Egidio, io non ero qui per questo, ma c'è questa esperienza dei corridoi umanitari che hanno portato in Italia, corridoi umanitari che abbiamo fatto con la Caritas, ma anche con la Chiesa Valdese, ha avuto un significato anche ecumenico, oltre che di contributo notevole. Bene, questi corridoi umanitari dal Libano hanno portato 2.000 siriani in modo sicuro, famiglie in condizioni di fragilità e di bisogno. Bene, questi siriani sono stati accolti dalla società italiana, non sono stati... L'accoglienza non è stata pagata dallo Stato, sono stati accolti dalle famiglie, sono stati accolti nelle campagne, nelle istituzioni, con un tasso di integrazione, vorrei dire di successo, altissimo. Ma questo ha rivelato, e c'è un bel libro di Marazziti in questo senso, ha rivelato che in Italia c'è una società che vuole accogliere. Io conosco un paese vicino a Roma che si chiama Filacciano, che ha 400 abitanti, in cui è stata offerta una casa a due famiglie siriane. Ma è una meraviglia vederlo, perché un paese di anziani che stanno tutti dietro a questi bambini siriani, innanzitutto questi bambini siriani hanno dato la possibilità alla scuola del paese vicino di non chiudere, e c'è stato un processo di integrazione estremamente, estremamente interessante. Ora, io lo so che la faccio facile forse sul tema delle migrazioni, io credo che noi dobbiamo gestire questo processo, bisogna riaprire i flussi migratori dal sud del mondo in maniera legale, in maniera controllata, e accompagnare queste persone nel processo di inserzione e di inserimento della nostra società. E poi ci sono tante domande. C'è questa Africa che è con paesi al 50% giovani, quale sarà il loro futuro? E queste sono domande molto molto grandi. Ci sono tutte le crisi belliche ed ecologiche che spostano migliaia e migliaia di persone. Abbiamo avuto ora il caso dell'Afghanistan. Le cito un episodio. Come presidente della Dante Alighieri ho organizzato una tavola rotonda sull'Afghanistan, una parte geopolitica, ma un'altra di afghani, e hanno parlato due afghani che sono autori di romanzi in lingua italiana. Ma era una meraviglia vederli, cioè vedere il livello di integrazione, tanto da scegliere l'italiano come lingua per scrivere. Tra l'altro un poveraccio, uno di questi due autori, si è inserito in Alto Adige, gli è toccato pure imparare il tedesco, quindi è una doppia integrazione. Io credo che il processo di integrazione sia difficile, ma non si salta. Il muro ritarda
favorisce l'illegalità. E qui purtroppo ci troviamo con la difficoltà che non si può fare una politica migratoria in Italia, voglio dire, con gli altri paesi europei, perché ciascun paese, anche la Francia e la Germania, la fa per conto suo. Poi aggiungo, c'è il caso Libia, in cui le parole del Papa sulla Libia come lager sono altamente confermate. Questo è solo un problema umanitario. Bene, grazie al professor Riccardi per questa bellissima serata, ci ha dato tanti spunti di riflessione che sicuramente troverete anche acquistando il libro, che ovviamente lui questa sera ha fatto delle pennellate, come lui stesso ha detto, a tanti temi, ma leggete poi già solo l'indice di tutta la rassegna, no? Come passa in esame le tante situazioni di quest'ultimo nel Novecento e come si è sviluppata questa crisi che ci ha portati appunto, ha portato lui stesso a formulare questo titolo, La Chiesa brucia, e quindi la soluzione, o meglio, le risposte positive ci sono, dalla crisi viene sempre qualcosa di positivo se sappiamo davvero entrare dentro al problema, affrontare la crisi e trovare insieme le soluzioni. Questo cammino sinodale che il Papa ha voluto per tutte le chiese del mondo è un'occasione. Non abbiamo tanto tempo, tanti mesi a disposizione, ma l'importante è che ci si metta in questo che si entri in una struttura di chiesa sinodale, capace di ascoltare lui, che è la parola, per ascoltarci tra di noi. Ecco, con questo ci lasciamo, grazie ancora al professor Riccardi e ci diamo appuntamento poi per prossimi incontri che sono sulla parola, vi dico già subito le date. Il 14 novembre avremo con noi, perché prendo gli occhiali, dunque 18 novembre, professor Doglio, sono un po' sordo, e quindi il 18 novembre alle ore 21 qui avremo il professor Doglio, dalle tensioni insanabili al confronto decisionale sinodale verrà letto il passo degli atti, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 15. Ecco, questo è il percorso che stiamo facendo. E poi il 23, sempre di novembre, ci sarà la seconda serata con Suor Katia, che proporrà alle famiglie che desiderano aprire le loro case ai vicini, agli amici, la seconda, ecco, entreremo nel vivo, ci sarà anche il testo, verrà qui con i libri che è appena stato preparato, tutto il Vangelo di Luca, che sarà il Vangelo del prossimo anno liturgico, dove ci saranno anche proprio le indicazioni per vivere questa serata in famiglia, per condividere la parola insieme ai vicini e agli amici. Grazie a tutti e buona serata. Buonanotte. Nel rispetto della normativa Covid,